voglia di mangiarli anche maiali e anche maiali. Ma siccome se si va nei negozi si può trovare il maiale nero di Maremma, tu non ne hai? No, il nero di Maremma è un marchio. Ha creato questo marchio con maiali bianchissimi. Non è contraddittorio, è un marchio. Io posso fare il marchio Caffè Kimbo, va bene, è un marchio e faccio il caffè con quel nome. Lui ha fatto un marchio con il suino nero di Maremma, che però il nero di Maremma di fatto è una razza che poi non è una vera e propria razza, insomma, perché è una di quelle razze colorate come la casertana, come altre, che voglio dire, in Maremma a un certo punto si allevavano negli anni dei primi del Novecento questi maiali neri che erano frutto di importazioni. Il maiale nero di Maremma come razza di fatto non esiste, l'unico allevamento che c'è è nel comune di Seggiano. È un allevamentino di pochi capi, va bene, però nero di Maremma attira, e questo tizio si è inventato il marchio nero di Maremma e commercializza animali con il marchio, ma non lo comprava, non lo comprava. Ha capito, ha capito. Un'altra cosa, la produzione, a volte mi è capitato di carne biologica, quindi aziende carne biologica. Allora, la carne biologica rientra nel disciplinare del biologico, agricolo, in tutto e per tutto. Per cui hanno il loro disciplinare e devono seguire il loro disciplinare. Ci sono le associazioni AIAB e simili, va bene, che controllano, perché non c'è un controllo pubblico o dello Stato sul biologico, è un controllo di categoria, cioè loro si pagano i controlli da parte dei loro controllori. Okay? Quindi questi che seguono questo disciplinare devono stare nelle regole del disciplinare dell'agricoltura biologica, quindi devono seguire le regole lì. E gli animali sono alimentati, va bene, con alimenti prodotti dall'agricoltura biologica. Questo è il significato. Chiedevo, ecco, c'è una, per esempio in Maremma c'è una diffusione di questo tipo di non tantissimo. Qualcuno c'è che lo fa, io l'acquisto ogni tanto, devo dire, dipende anche dalla bravura di chi produce. La qualità secondo me è buona, ma non tanto perché si chiama biologico, perché allevano in un certo modo. Per esempio il maiale, va bene, le scrofe stanno all'aperto, hanno le loro casettine dove partoriscono, stanno lì, i maialetti vengono allevati all'aperto, vengono alimentati con alimenti dell'azienda o di altre aziende biologiche, va bene, e vengono messi allo stretto per l'ingrasso solo nella parte finale della loro vita, cioè quando sono 120 kg, dico una cifra così a caso, li mettono allo stretto per finire l'ingrassamento. Però volevo dire, la qualità della carne che deriva da un esercizio fisico di mesi all'aperto, di movimento e di il risultato si sente, se è fatto coscienziosamente il risultato si sente. Poi sai, il biologico è un po' una filosofia, nel senso che è anche un atto di fede, perché cioè in un sistema dove tutto è biologico, va bene, ma se io ho tutta una serie di aziende agricole che fanno agricoltura tradizionale, usano prodotti che possono usare lecitamente, legalmente, usati come vanno usati, e questa azienda biologica è nel mezzo, insomma, qualche perplessità sulla completa rispondenza ai requisiti di non usare certi presidi sanitari mi viene, però. Io volevo chiedere che cosa pensi di questo fatto. Quando lui ci ha presentato i dati del calo del numero di allevamenti che riguardavano sia i bovini che gli ovini, io riflettevo che anche se sembrava un fatto negativo, invece è un fatto estremamente positivo. Cioè, da un punto di vista, diciamo, dello sviluppo sostenibile, il fatto che si riducano gli allevamenti non è un fatto negativo. Cioè, forse erano diventati troppi in proporzione anche a quella che era la domanda di un certo contesto. Il fatto che si siano ridimensionati è razionale, se vogliamo, da un punto di vista.
non pensano, cioè capisco che magari io l'azienda certo per io non ho, cioè forse poteva apparire come negativa la cosa, ma era una riflessione, cioè non era il fatto che siano diventati, diciamo, Stati Uniti è negativo in senso assoluto. Quello che è negativo, secondo me, è il fatto che si sta perdendo l'agricoltura in generale. Cioè, ormai l'agricoltura, cioè, a me mi capita di passare tutti i giorni attraverso aziende agricole completamente incolte, cioè vuol dire dove non viene fatto più niente. E questo, secondo me, non è positivo, perché al contrario delle automobili, che si può anche pensare di farne a meno, di mangiare non se ne può mai fare a meno. Ma perché chiudono queste aziende, secondo lei? Perché per gli stessi motivi che ho detto, per esempio, per le pecore: aumentano i costi di produzione, aumentano le problematiche, e quindi quando l'imprenditore agricolo non ha più il tornaconto economico a produrre, smette. Sì, diciamo che anche sotto questo profilo ora un'inversione di tendenza c'è, nel senso che, come ho detto più volte, nel dopoguerra l'imperativo era produrre per mangiare, perché c'era bisogno di alimenti, la gente aveva fame. Poi piano piano siamo passati all'eccesso e quindi abbiamo ridotto. Per produrre, va bene, tutti i sistemi di produzione che aumentavano la produzione erano validi, quindi gli allevamenti intensivi sono stati una risposta stupida, va bene, alla necessità di cibo, perché l'allevamento intensivo, come ho detto prima, uno non rispetta l'ambiente, nel senso che volevo dire è problematico. Pensate a un allevamento di 10.000 maiali in pianura padana, c'hanno delle vasche di stoccaggio dei liquami che sembrano il Colosseo, uguali, quei liquami lì poi in qualche modo devono essere smaltiti. Oppure il fatto che gli allevamenti, va bene, intensivi, cioè gli animali tenuti in condizione di scarso spazio, contatto eccessivo con altri animali, sviluppano malattie, perché le malattie degli allevamenti intensivi si chiamano malattie condizionate dalla situazione in cui gli animali vivono. Oggi vedo sempre più spesso, per esempio, dal punto di vista, diciamo, da questo punto di vista, gli allevamenti peggiori sono sempre stati gli allevamenti avicoli, gli allevamenti di conigli e gli allevamenti di suini. Oggi si cominciano a vedere, va bene, delle inversioni di tendenza. I suini, già ci sono tutti questi allevamentini che ho detto, l'ingrasso intensivo è un po' diminuito, anche perché è diminuita la richiesta di carne. I polli vedo sempre più spesso, poi come per il biologico bisogna fare anche un po' un atto di fede, però vedo sempre più spesso al supermercato confezioni in cui c'è scritto polli allevati all'aperto senza antibiotici. Quindi un'inversione di tendenza nel modo di produrre evidentemente c'è, perché tra produrre con l'uso... proprio quando uno comincia a ricordare... Io mi ricordo un allevamento di polli, del pollo da ingrasso, il pollo quello da rosticceria, tanto per capirsi. Questo allevamento c'aveva non tantissimi, 3.000 polli, qualcosa del genere. Quando andavano al macello bisognava fargli un certificato per andare al macello. Quindi andavo a vedere questi polli e guardavo la scheda di produzione. Allora, i polli, devi sapere che quei polli lì venivano macellati da 36 a 45 giorni, quindi erano di fatto pulcini cresciuti. La tabella dei trattamenti era giorno 1 antibiotico questo, giorno 3 vaccino questo, giorno 4 antibiotico quest'altro, giorno 7 vaccino... Cioè era in 30 giorni di vita, 15 giorni erano di trattamenti.
è una cosa veramente, cioè quel modo lì è allucinante. I conigli, il coniglio è un animale che in allevamento è molto delicato. I conigli vengono allevati sistematicamente dallo svezzamento fino al momento, diciamo che fino a un chilo e mezzo, sistematicamente coperti di antibiotico, perché se non sono coperti muoiono, tenuti in quelle condizioni ambientali. Senti, non mi tanto lontano. Io pensavo che fosse più sano del coniglio. Il coniglio è un animale che ha una caratteristica fisiologica che è quella della coprofagia. Il coniglio in condizioni naturali produce delle feci, le prime feci che produce, è come un po' il fieno nel rumine del bovino, va bene? Non è completamente digerito, è una predigestione. In condizioni naturali il coniglio rimangia le prime feci, se le rimangia per inglobare le caratteristiche, diciamo, organolettiche che gli servono e soprattutto per difendersi da certe malattie, soprattutto le clostridiosi dell'apparato intestinale, ok? L'animale è tenuto in gabbia in allevamento intensivo, le feci passano di sotto, non ci sono, e non le mangia più. Tutti i conigli che vengono al momento dello svezzamento vengono trattati sistematicamente per 15 giorni con degli antibiotici, chemioterapici in genere, va bene, per evitare lo sviluppo di questi clostridi, perché si sostituisce con questo sistema di trattamento intensivo un comportamento fisiologico che non è possibile. Quindi tutti i conigli al momento dello svezzamento vengono trattati sistematicamente come pesci. Però come pesci, passato questa fase qui, poi dopo, insomma, volevo dire la situazione. L'antibiotici, se si volesse entrare in questo campo, si starebbe qui fino a domattina a chiacchierarmi, perché veramente. L'antibiotico è stato preso a un certo punto come fattore nell'allevamento intensivo, come fattore di produzione, non come medicazione, come medicamento. Cioè, non è una terapia in caso di malattia, è un fattore di produzione. Quindi, venivano utilizzati certi antibiotici come probiotici, non come antibiotici, cioè venivano messi sistematicamente nel mangime perché selezionavano, nei bovini per esempio, la flora microbica del rumine in maniera tale da fargli convertire meglio il cibo. Quindi non erano una terapia di qualcosa, erano un fattore di produzione. E così come negli allevamenti intensivi, così come nei pesci, come vi ho detto prima, il trattamento antibiotico per non sapere leggere e scrivere si fa, punto e basta. Maria Pia, lei il coniglio gli piace, vedi? Perché la scienza per bene è fondamentale anche in questo campo. Quindi probabilmente io immagino che la senatrice direbbe, vabbè, ma gli antibiotici se non sono dati in una maniera eccessiva, cioè perché dovrebbero fare un danno? No, gli antibiotici. Poi se l'animale uno lo mangia a distanza, certo, come dicevano prima, i tempi di sospensione. Quando ha preso l'antibiotico, qual è il problema? Nessuno, basta rispettare i tempi di sospensione. No, è come per che quell'animale ha preso l'antibiotico, No, io non sto criminalizzando dicendo gli animali che mangiamo e compriamo al supermercato hanno dentro l'antibiotico, no, perché vuol dire, se c'è la frode è un altro discorso, ma usati correttamente, va bene, gli antibiotici con i tempi di sospensione giusti sono come i broccoli o l'insalata, perché i broccoli e l'insalata gli vengono dati dei fitosanitari sicuramente in coltivazione intensiva in serre, basta darglieli e rispettare i tempi di sospensione, per cui se uno rispetta i tempi di sospensione quei prodotti lì dal punto di vista sanitario sono sicuri. È una questione, quello che dicevo io, per il biologico per esempio uno se vuole evitare di mangiarli comunque, però tieni presente perché anche nel biologico certi prodotti sono consentiti e sono tollerati. Per esempio, se c'è un attacco di pidocchi a una coltivazione di carciofi, le cose come si chiamano,
il nome commerciale non mi viene, le deltametrine sono consentite, perché volevo dire, è chiaro che vuol dire qualcosa devi poter fare. E così come gli antibiotici usati correttamente, stavo dicendo un'altra cosa, stavo dicendo che l'antibiotico nell'allevamento intensivo, anche se rispetto ai tempi di sospensione, è stato preso come un fattore di produzione, non come una terapia. Ma questo non è un problema per gli animali, è un problema per noi. Cioè l'uso eccessivo di antibiotici crea germi resistenti agli antibiotici. Il famoso problema delle malattie ospedaliere è dovuto al fatto che i germi che si trovano negli ambienti dove vengono usati molti antibiotici diventano resistenti a quegli antibiotici. Quindi nel momento in cui io ho bisogno, va bene, di curarmi perché ho un attacco di un batterio che mi dà una polmonite, non trovo più un antibiotico sensibile contro questo batterio, perché questo batterio è diventato resistente alla maggior parte degli antibiotici. Questo è il fatto che volevo rimettere in evidenza io. L'uso di antibiotico come fattore di produzione al di là della necessità per curare le malattie. Cioè, in zootecnia i mangimi medicati, secondo me, andrebbero eliminati, perché, volevo dire, nell'allevamento intensivo se ne usano, ora i dati non me li ricordo, ma una quantità, milioni di tonnellate, e quindi gli antibiotici usati in questa maniera, va bene, non sono tanto un problema per gli animali, perché gli animali quando vanno al macello hanno passato il tempo di sospensione, l'antibiotico dentro non ce lo trovo, perché poi se lo cerco lo trovo nella carne l'antibiotico. Ma è un problema di tipo ambientale. Mangio una carne che ha assunto antibiotici un anno prima, non, ha smaltiti, non c'ho, io assumo anch'io quell'antibiotico? No, assolutamente no, gliel'ho detto prima. Ma la gente crede di sì. No, gliel'ho detto prima, i pesci ne prendono tantissimi antibiotici, però le prendono nella fase di accrescimento fino a 50-100 grammi, poi da lì in poi ne pigliano più, perché non ce l'hanno bisogno, per cui vuol dire quando vado a mangiare un'orata di 450-500 grammi, quella è 8 mesi che non mangia più antibiotici. Capito? Per cui non c'ho nessun tipo di problema. Il problema è che quell'antibiotico che l'orata ha mangiato viene escreto con le urine e le feci nell'acqua. L'acqua va a mare, voglio dire, l'antibiotico resistenza dipende dall'uso eccessivo di antibiotici, cioè, a sproposito. Si producono dei batteri antibiotici, ceppi di batteri antibiotico resistenti. Che sono nell'ambiente, certo. Che non è che io li assumo mangiando quel pesce. No, è l'ambiente che dopo. Cioè, ci sono. Le infezioni ospedaliere, ripeto, sono diventate un problema enorme per questo motivo qui, perché non sono più sensibili i germi in un ambiente dove i germi ci sono, in ospedale. Il batterio che contrae in ospedale non è più sensibile agli antibiotici. Certo. Nella grande istituzione spesso c'è scritto non ha levato, ecco, c'è la carne, senza uso di antibiotici. Senza antibiotici negli ultimi 6 mesi, cioè. Ok, se vado alla grande istituzione, ma io consumatore, chi mi garantisce che se vado a comprare di carne piuttosto appunto che pesce di allevamento? Cioè, la grande consumazione lo garantisce, perché c'è stata una grossa novità. Con il pacchetto igiene della Comunità Europea, in vigore dal 2006, emanato nel 2004 e in vigore dal 2006, i produttori di alimenti, sia agricoli che zootecnici, sono responsabili delle loro produzioni e devono verificare e garantire ciò che producono. Quindi non è lo Stato che gli garantisce come prima queste produzioni, perché i controlli dello Stato garantiscono che lui ha lavorato onestamente e bene. È lui stesso che deve garantire se stesso. E una grossa azienda, va bene? Una grossa azienda che andasse. Avete visto i ritiri? Ogni tanto c'è ritirato il latte, l'isteria. Cioè, voglio dire, è un danno d'immagine per l'azienda che dice: sono costretto a ritirare dal mercato tot quintali di questo prodotto perché c'è dentro qualcosa che fa male. Ma se per caso non lo facesse questa cosa qui, sarebbe un disastro per lei, perché se venisse fuori che viene trovato
una cosa non consentita e non lecita in un suo prodotto e lei non ha messo in atto queste operazioni di richiamo, per lei è morte. È la morte. Ma io ricordo anche quindi, per... che scandalo di amatori che certo. Quindi per ora io ci fuori altro che allenate che polli allevati senza fare pubblicità, però io ho visto con i miei occhi quel grosso allevamento di vitelli che c'è a Campagnatico, tra Pietratonda e Campagnatico, c'è un grosso allevamento di vitelli da ristallo, quelli che hanno sostituito i 1000 allevamentini in giro. Dove fanno la scottone. Esattamente, che gli dicevo prima, lì c'è un grosso imprenditore, va bene, che si chiama Vigna, che compra 2, 3, 4, 5 mila vitelli, li mette lì, li ingrassa e poi li vende alla Coop che li macella e li vende. Allora, in questo allevamento noi ci si faceva i nostri controlli, chiaramente, perché un allevamento in quel modo. Bene, il proprietario ci diceva: i vostri controlli in confronto a quelli che ci fa la Coop sono una passata d'acqua benedetta. In proprio la Coop si presenta in quell'allevamento alle 4 di mattina, tira giù dal letto, l'operaio dice: voglio quello, quello, quello e quello, e ci faccio questo e quel controllo. Quindi io consumatore sono tutelato se compro la carne dalla Coop piuttosto che se compro al macellaio. No, è tutelata uguale, perché volevo dire, è vero che questo concetto di responsabilità del produttore passa più con un'azienda organizzata e strutturata che con il singolo, no? Perché il singolo, un po' per ignoranza, un po' per sbatataggine, un po' per qualunque motivo, gli ci potrebbe scappare l'errore. Però volevo dire, bisogna sempre partire dal concetto, secondo me, che la gente lavora per lavorare bene. Poi dopo, se c'è un errore, c'è un errore, ma cioè dire che a priori mi garantisce di più la grande catena di commercializzazione del singolo produttore, secondo me è sbagliato, perché i singoli produttori ce ne sono tanti che sono assolutamente. Sicuramente, però ci sono anche gli sciagurati, io l'ho conosciuti tanti, però le posso dire che la maggior parte di gente è gente consapevole del proprio lavoro. Tenete presente che, ora mi vengono in mente flash, a Orbetello nel 1979 c'erano 25 macellerie, il paese di Orbetello aveva 25 macellerie, non c'è più neanche una, ci sono solo i supermercati, non c'è più niente. Ecco, ma questo dipende solo appunto dalla grande distribuzione, della diffusione dei supermercati, o anche da una diminuzione del consumo? No, cioè il consumo è senz'altro diminuito, ma i piccoli commercianti, che siano macellai o che siano altri, anche piccoli negozi alimentari, ora volevo dire, sono spariti perché la grande commercializzazione li ha rovinati dal punto di vista economico, non potevano competere, no? Il consumo di carne è diminuito perché nell'immediato dopoguerra il consumo di carne bovina ha avuto un incremento impressionante. La carne bovina, che nella società rurale, va bene, fino agli anni 50, era praticamente sconosciuto. Io personalmente mi ricordo la prima fettina di averla mangiata forse a 15 anni, perché non esisteva, non c'era. Siamo passati a un certo punto a un consumo di carne bovina pro capite di 100 kg all'anno, una cosa impressionante. Era il boom economico, va bene, per cui la gente aveva un valore simbolico, esattamente. Aveva un valore simbolico. Senti, e invece sul latte, perché io so che insomma anche i nostri, cioè, per esempio la Mucchi, no, è stata venduta, so che c'è una crisi anche del latte Maremma, grossissima crisi, è importante, è causata da che cosa? Dall'abbassamento del costo del latte, cioè il fatto che il latte viene pagato poco, causata dal fatto che la gente smette di produrre latte, perché? Uno, per un motivo economico, per quello che si è detto prima, no? Voglio dire, l'adeguamento alle regole, perché tieni presente, uno che produceva il latte ante 91,
che produceva, produceva, buttava l'aria, era tutto buono. Dopo dovevi produrre un latte che aveva 100.000 cellule, unità batteriche formanti colonie di batteri, 300.000 cellule somatiche per millilitro, doveva mungere con certe strutture in una certa maniera. Cioè, voglio dire, si è trovato a fare degli investimenti, va bene, per stare dentro questi parametri non indifferenti. Allora, se ci avevano, come la maggior parte dei produttori ci avevano da noi, quella miriade di piccoli produttori di 10-20 vacche, dicevo prima, ci avevano 1.000 quintali di quota, 1.000 quintali di quota è una produzione di 10 mucche, cioè 10 mucche in un anno fanno 1.000 quintali. Quella gente lì, con quella potenzialità, non andava da nessuna parte, quindi o si era ingrandita acquistando quote e passando a produzioni che di livello quantitativo tale che per l'economia di scala gli consentissero di stare dentro i prezzi, oppure chiudeva. E quindi questa cosa qui è successa, vuol dire, a Bovo nel momento in cui si sono dovuti adeguare a queste novità normative. Poi l'aumento dei costi di produzione dovuti alla famosa no, la famosa micotossina M1, perché quella è stata un'altra botta. Poi il fatto delle materie prime, cioè oggi si trovano a comprare materie prime con il problema che riguarda un po' tutti quanti, no? Cioè, se un quintale di mangime costava 35 euro fino a febbraio, oggi ne costa 50-55, per cui volevo dire aumentano i costi di produzione, il prezzo del latte rimane sempre quello, aumentano un pochino, però poi anche le aziende trasformatrici, voglio dire, non è che possono fare più di tanto, perché se non vendono più di quello e poi incidono. E quindi la gente arriva a un certo punto che dal punto di vista economico si sente agganciata. Se aggiungi questo un fatto sociale, va bene, il fatto sociale è questo, che chi ha un allevamento familiare di animali da latte lavora 365 giorni l'anno. Quando una volta le famiglie contadine c'erano dentro 2-3 fratelli, genitori, 5-6 persone, cioè ti potevi permettere di andartene, fare un giorno io, una domenica te. Oggi sono tutte aziende a conduzione familiare, ma la famiglia è uno. E quell'uno, se guadagna bene, ci sta e dice va bene, lo faccio volentieri, ma se magari comincia a raggiungere 60 anni, 65, perché questa è l'età media degli allevatori, meno di quell'età lì non trovi più nessuno quasi, va bene, non guadagna un tubo, c'ha la vita rovinata tutto l'anno dal lavoro, dice sai che c'è? Ne conosco un paio che hanno fatto questo ragionamento ora recentemente, uno con 100 mucche e uno con una cinquantina, ha detto faccio tre stanze di agriturismo e questa è la situazione. Ma parlando di agricoltura, ma sono connesse, no? Ci sono, c'è una ditta che produce pomodori con sistema idropinato, in acqua, non in terra. Ah, sì, idroponica. Idroponica, cosa ne pensa di questa cosa? Chiaramente, cioè, riescono a dare al prodotto tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Dal punto di vista di me come persona, ne penso che io un pomodoro in quel modo non lo mangerei, ma non per una questione, cioè vedere un pomodoro con le radici che galleggiano nell'acqua. Io me li pianto pomodori, per cui insomma, però no, voglio dire, e dal punto di vista, ripeto, impatto emotivo terribile, ma dal punto di vista, voglio dire, della possibilità, della competenza tecnica, assolutamente, cioè fanno in quel modo perché ormai sanno che in quell'acqua ci disciolgono quel tot d'azoto, quel tot di potassio, quel tot di lo sciolgono lì dentro e quelli bevono lì tranquillamente. Però belli, tutti uguali, hai visto quei rappoli di pomodori? Genetica, perché i semi sono di un certo tipo, è come maiali di prima con cosci senza grano. Genetica e fa bisogno nutritivo calcolato al millimetro. Loro vengono, però mangiarli poi è un'altra cosa. Davvero, non abituati.
abituato a mangiare. Sì, certo, ma è una questione emotiva, secondo me, non è una questione. Produrre carne e soprattutto carne da monogastrici, quindi da polli e da maiali, è costosissimo. I ruminanti potrebbero essere un'alternativa in termini di spendio, diciamo, di consumo energetico, se venissero alimentati con foraggi, cioè se potessero pascolare ed essere alimentati con foraggi. Alimentarli con il mais è come alimentare polli o maiali. Cioè. Sì, come per scaldarsi utilizzare un mobile antico, no? Certo. Per scaldarsi la legna, magari per, questo non è il problema, no? Certo, uguale. Però questo quando si parla, il problema grosso di cambiare stile di vita, bisogna pensare anche che si può scaldare in tanti modi. Sì, ma io quando dicevo agricoltura non intendevo zootecnia, io dico agricoltura in generale. Cioè, secondo me l'agricoltura, di cui la zootecnia fa parte, è una cosa importante e fondamentale, e in qualche modo bisogna continuare a mantenere le competenze tecniche per farla, va bene, e a raggiungere un compromesso economico che la renda, diciamo, remunerativa farla, perché abbandonare del tutto la produzione agricola facendo solo affidamento sui commerci, sui supermercati che acquistano dove gli capita, l'ha dimostrato questa crisi recente tra l'Ungheria e la Russia. Cioè, vuol dire, in 448 ti trovi con carenza di cose e fai, se finché ti manca il riscaldamento, cioè soffri ma ti metterai un maglione di più, ma da mangiare difficile che farne senza. No, certo. Diversità biologica, chi unisce la diversità biologica all'inizio, quello che è essenziale, il fatto che per esempio i semi di tutte le piante sono contenuti in un grosso contenitore, e anche quello, se poi l'ibrido non fa niente. Certo. Cioè, è un tema che si può voler fare un più antico, può succedere anche. Certo. È un tema etico più che economico. Sì, l'umanità pensa al futuro, ma sì, pensa al presente. Cioè, è il presente quello che è veramente, insomma, importante. No, allora, il presente e il futuro sono tutti e due importanti, secondo me, perché se un pensi al futuro non metti neanche in atto quelle azioni che andrebbero messe in atto per modificare una situazione esistente che non è... Sì, ma è chiaro, però se pensa troppo al futuro, allora questo fa oggi, bisogna pensare anche collegato, diciamo che certo, per pensare un po'.